Padiglione dell'angolo sud-occidentale, Sunamgak Lu in coreano. È una struttura di sorveglianza costruita in una posizione strategica nella parte sud-occidentale di HWSang ed è soprannominato HWYang Lu. Sembra che non fosse prevista la costruzione di una torre angolare a sud-ovest nelle prime fasi della costruzione della fortezza HWSang. La posizione del padiglione dell'angolo sud-occidentale era strategicamente molto importante perché era sufficientemente alto da avere una visuale completa di tutta la fortezza. Questa è una posizione da cui si può vedere a colpo d'occhio la zona sud. Quindi se viene preso dal nemico, può essere attaccato. Pertanto il piano è stato modificato. Questo padiglione d'angolo fu costruito all'estremità di un esteso muro di cinta che era attaccato al muro principale della fortezza. E una lunga sezione è stata creata fuori dal Sunam Arm Moon Gate. E all'estremità fu costruita una torre angolare. La parte anteriore dell'edificio era ricoperta di mattoni in modo che i generali potessero comandare l'esercito. Nella parte posteriore il pavimento è stato rialzato e sono state installate le finestre in modo che le persone potessero vedere l'ambiente circostante dall'interno. Il re Yongjo visitò Suwon HWA cantato nel primo mese del 21° anno della dinastia Joseon in Corea, 1797, e ispezionò l'intera area della fortezza, a partire dal padiglione HWYang Lu. Gak Lu è una struttura a padiglione situata in un punto relativamente alto delle mura della fortezza dove le truppe potevano riposarsi e vigilare sulle zone circostanti. In situazioni straordinarie fungeva anche da posto di comando. Un padiglione d'angolo, chiamato Gak Lu in coreano, fu costruito sulle alture della fortezza per vigilare il territorio circostante e da utilizzare per il tempo libero. Un padiglione è un luogo per osservare e riposare intorno al castello. Ed è solitamente installato in un luogo alto con una buona visuale. Ci sono 4 padiglioni a Suwon HWSang. Ad esempio, padiglione nord-est, padiglione nord-ovest, padiglione sud-est. Padiglione sud-ovest. Il nome deriva dal fatto che c'è uno di questi padiglioni in ciascuno dei 4 angoli della fortezza HWSang. Gak Lu si trova in cima a un piccolo rialzo e la sua posizione fungeva da torre per le persone per guardare il perimetro e riposarsi. Serviva anche come posto di comando in caso di emergenza. In passato ogni torre veniva installata per scopi militari. Tuttavia, attualmente, viene utilizzato come risorsa turistica con una vista fantastica. Perché la fortezza Suwon HWSang fu originariamente costruita non interamente per scopi militari? Ogni padiglione della torre non era destinato alla difesa militare. È diverso dagli altri castelli in Corea. Penso che sia stato magnificamente progettato e costruito per questo motivo. Penso che questo sia il motivo per cui la fortezza Suwon HWSang è considerata una bellissima costruzione attualmente.